Ciao! Eccoci qui per lo speciale San Valentino che parte ufficialmente oggi e io volevo cominciare con la tavola fumetto. Di tavole fumetto ne ho fatte molte sul blog, vi lascio i link giù nel box informazioni, ne ho fatte qualcuna anche qui su YouTube, credo quella del Bosco Incantato lo scorso anno per Capodanno, comunque tutti quanti i link come sempre sono sotto. Sia riferimento al blog che a quei pochi, diciamo, video che ho qui sul canale. Per San Valentino ho pensato a una tavola fumetto appunto a tema che bene o male riprende tutte le altre tavole fumetto così da me denominate. Sono assolutamente personalizzabili, potete disegnare su con i colori che preferite, io ho una fissazione col bianco, nero e rosso ed è cosa risaputa, e si può personalizzare appunto nei modi che preferite. In qualsiasi tipo di apparecchiatura può essere composta questo tipo di tavole, quindi sia con i piatti pregiati o meno, poco importa, che con quelli di plastica. Ricordo di averne fatto anche un'economica soltanto con la Pasqua per Halloween e anche quella ve la lascio giù nel box informazioni. Quella che vi mostro oggi è proprio una base, quindi vi lascio anche dove ho comprato, quando mi ricordo, perché alcuni non mi ricordo dove li ho reperiti, tutti quanti gli oggetti, molti sono stati acquistati online. Dicevo, questa è proprio quella base, quindi ho disegnato semplicemente, vabbè, maghetta, il nippo torinese, quattro cuoricini, un ghirigori lì sotto il candelabro, ci sono delle margherite semplicissime che naturalmente potete cambiare con qualsiasi altro tipo di fiore, e per quanto riguarda anche tutta quanta l'apparecchiatura va benissimo anche in plastica, ci sono ormai bicchieri, carte e tovaglioli di plastica davvero carinissimi. Ho scritto anche il numero dei giorni in cui stiamo insieme io e il nippo torinese, che sono ben 3745, una cosa agghiacciante che mi ha fatto sentire di un vecchio assurdo. Di solito, come si è visto nelle tavole fumetto, io metto anche il segnaposto, che vabbè in questo caso è un insulso cuoricino diciamo così, però ripeto, può essere fatto in svariati modi. Questa è la prima tavola fumetto, perché se riesco ne vorrei mostrare un'altra che ho fatto lo scorso anno e sinceramente era un attimino più elaborata. Questa, lasciamo stare i ghirigori e i due pasticci, poi ha la particolarità di aver trascritto in tutte le lingue del mondo "ti amo". La tavola fumetto ormai è diventata, diciamo, una sorta di firma, e da diversi anni ormai mi mandano sempre le foto, anche dei compleanni dei bambini, e confesso che sono quelle che mi fanno sempre un po' più piangere, cioè mi commuovo sempre perché sono una piagnona, però quelle dei bimbi, insomma, mi emozionano particolarmente. Se ti va quindi di farmi vedere la tua tavola fumetto, che sia per San Valentino o per altro, usa l'hashtag maghetta striato, comunque in qualche modo contattami, perché sono un po' lenta nel rispondere, cerco di rispondere sempre a tutti, però insomma prima o poi arrivo come una tassa fastidiosa, quindi sarà mia premura ringraziarti, e basta, mi sto emozionando. Allora, ora cosa devo dire? Devo dire una cosa importante. Prima di tutto che vi ringrazio, perché ho visto che insomma le iscrizioni è una cosa che si vede, è inutile che faccio la finta scema, a parte che io sono scema davvero, però è inutile che faccio la finta scema, lo vedo e quindi vi ringrazio, ne sono davvero lusingatissima. Vi volevo dire anche che è partita sul blog di nuovo il progetto San Valentino, ovvero delle ricette, video ricette, fumetto ricette o abbinamenti cibo o menù per le coppie, che sono correlate appunto a delle coppie di libri, film, telefilm, cartoni animati, animazioni, cortometraggi, fantasie in genere, e praticamente dallo scorso anno, a partire dall'1 febbraio sino ad arrivare al 14, non so dire 14, molto bene, dall'1 febbraio arrivati al 14, io ho dedicato una ricetta e un post a delle coppie celebri. Ho ricominciato e niente, potete trovare Ron e Hermione, Joey e Rosalie, Edward e Kim, Gomez e Morticia, Lupin e Fujiko, Guy e Rosemary, Vivian ed Edward, Anakin e Padme, John e Nancy, Wesley e Botton d'Oro, e mi piacerebbe tantissimo sapere la vostra di coppia, quella che vi ha fatto sognare. So che ce ne sono sicuramente più di una, però se vi va di lasciarmi un commento e dirmi la vostra coppia indimenticabile, magari abbino una ricetta e basta. Quest'anno ce ne saranno
saranno almeno altre 10. Io vi ringrazio sempre, vi mando un bacione e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!